La città di Monterosso ha voluto ricordare Vincenzo Curigliano, brigadiere del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, deceduto tragicamente in servizio il 18 settembre del 1970 durante i moti di Reggio Calabria. La cerimonia religiosa, officiata dall'assistente spirituale della Polizia di Stato Don Maurizio Raniti e dal parroco di Monterosso Don Angelo Facciolo, si è svolta nel cimitero alla presenza dei figli e dei parenti della vittima, autorità religiose, civili, militari, rappresentanti dell'ANPS di Vibo Valentia e di Reggio Calabria. Nell'occasione, personale della questura ha deposto una corona inviata dal capo della polizia. Il brigadiere Curigliano è morto nel corso dei moti di Reggio Calabria a seguito della frattura riportata alle costole che gli provocò un arresto cardiaco mentre era, assieme a numerosi colleghi, asserragliato all'interno della questura di Reggio Calabria, presa d'assalto dai manifestanti che contestavano con sommosse popolari la decisione di designare Catanzaro anziché Reggio Calabria capoluogo di regione. E mio padre, infatti, ogni volta che andava diceva io so che vado, ma non so se torno, però vado perché è giusto che il mio impegno, il mio servizio è per la collettività. E questo infatti a noi infatti quando mio padre andava in servizio era sempre una tragedia per noi. Però sentendo queste parole ci dava un senso di pace, di tranquillità. Perché sapevo che mio padre faceva qualcosa di buono nella società. E poi quando è successo il fatto, giustamente come potete immaginare, è stata una tragedia interiore che tuttora, a distanza di anni, si vive, non si dimentica. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo a Vincenzo perché ho vissuto i tumulti che ci sono stati a Reggio Calabria e dicevo questo, che ogni anno nel ricordare, va bene, colui che si è immolato per la giustizia, per voglio dire per la legalità, mi ricordo ritorno bambino e ho vissuto quel periodo che è stato traumatico, anche perché io venivo da una scuola della polizia di Trieste e subito dopo, arrivato a Vibo Valentia, sono stato catapultato a Reggio Calabria perché erano gli inizi di quel periodo bruttissimo.